Eccoci qua cari amici del canale YouTube, direttamente da casa Milan, dalla sede rossonera dove si è svolta la conferenza stampa di Paolo Fonseca per la presentazione del nuovo allenatore del Milan e anche di Zlatan Ibrahimovic. Abbiamo fatto una domanda a Ibrahimovic, la mia domanda a Ibra è stata: siamo arrivati all'8 di luglio e non c'è ancora un acquisto. Il tifoso del Milan in questo momento è molto freddo, molto scettico. Come mai non ci sono stati acquisti all'8 di luglio? Quando arriveranno gli acquisti? E soprattutto qual è il punto sull'attaccante, sul centravanti, che è un ruolo fondamentale da coprire? Bisognava coprirlo subito il ruolo dell'attaccante. E soprattutto gli ho detto, ma con Zirkzee allora è saltata definitivamente? Ecco la risposta di Zlatan Ibrahimovic, l'ex attaccante svedese rossonero, attualmente senior advisor di Red Bird, ha ufficialmente detto che è saltata la trattativa per Zirkzee. Quindi ora lo abbiamo appurato anche dalla voce di Zlatan Ibrahimovic in prima persona. Ha detto: Zirkzee ormai è il passato, non ci pensiamo più, ma, e poi ha dato tra virgolette l'indicazione più importante, presto arriverà il nuovo attaccante. Abbiamo in mente chi è il prossimo attaccante del Milan. Abbiamo anche fatto poi successivamente le nostre indagini, no, su chi potesse essere il prossimo attaccante del Milan, e tutto ricade su Alvaro Morata. Quindi il Milan è appeso al sì di Alvaro Morata, il Milan è appeso alla decisione di Alvaro Morata, con la speranza e con l'augurio che Morata possa dire di sì, perché se poi Morata non accetta la proposta del Milan e decide di rimanere all'Atletico Madrid, lì secondo me affiorano davvero tanti problemi, perché poi lì va risolta la questione dell'attaccante. Però Ibra testualmente dice: sappiamo chi è il prossimo attaccante del Milan e presto arriverà. È anche vero che Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa qui a casa Milan parla anche di esuberi, dice: bisogna anche far uscire qualcuno perché ne siamo troppi, devono partire giocatori, quindi quando partiranno giocatori ne arriveranno altri perché la rosa è molto ampia. E in più dà anche un'indicazione su due giocatori che oggi non sono presenti nella lista dei convocati per il raduno. Pensate un po', Ballo Touré e Divock Origi non sono convocati in prima squadra, ma con l'Under 23, con la squadra Milan Futura, perché sono fuori dal progetto della prima squadra. Quindi già decisione forte, subito escluderli, metterli da parte, nonostante addirittura Origi guadagni 4 milioni di euro netti all'anno, escluso, va in Under 23, fuori dal progetto. Vi leggo dei brevi virgolettati di Zlatan Ibrahimovic in questa conferenza stampa alla mia domanda sul mercato in ritardo, sul perché non ci sono ancora acquisti all'8 di luglio, il giorno del raduno, e sul perché è saltato Zirkzee. Lui dice: ormai Zirkzee è passato, abbiamo un nome per l'attacco ma non lo dico, gli acquisti arriveranno ma non c'è fretta. Posso dire che gli acquisti arriveranno, ma bisogna anche creare spazio, cioè far uscire altri giocatori nella rosa. Per il numero 9 cerchiamo qualità. Aggiungo io, questo non l'ha detto Ibrahimovic, il numero 9 che vuole il Milan è Morata, Alvaro Morata, attaccante della nazionale spagnola, quasi 32 anni, li compie ad ottobre, e lui il giocatore individuato dal Milan per occupare la famosa casella del Mister X dell'attacco. Addirittura Ibra alla domanda: ma è possibile che il Milan oltre Morata faccia anche un altro attaccante, un'altra punta? E lui dice: è possibile, ma dipende dalle occasioni di mercato. Ibra dice: abbiamo Jovic, quindi conferma che Jovic è un giocatore del Milan. Abbiamo questo Mister X e aggiungiamo noi Morata, e probabilmente arriverà un altro giocatore se le condizioni di mercato lo permetteranno. Sono queste le notizie che praticamente dà Zlatan Ibrahimovic, oltre al fatto che Ballo Touré e Origi vengono convocati, sì, ma non nella prima squadra, ma nella squadra Under 23. Ha parlato anche Fonseca, e lui si è presentato così, dice: abbiamo bisogno di giocatori, lo ammette, per migliorare la squadra. Sono motivato ed emozionato di poter far parte di un grande club, ho fatto anche un giro al museo, Ibra mi ha fatto vedere tanti
trofei, spero presto di aggiungere altri trofei in questa bacheca e di far parte della storia di questo club, dice Fonseca. Sono in un club che vuole vincere, ho ambizione di far parte della storia del Milan, pronto a cominciare. Infatti oggi comincia l'avventura di Fonseca con il raduno alle ore 17 a Milanello, un raduno in tono minore perché non ci sarà la curva, come abbiamo detto, perché è un po' delusa da questo andamento lento del mercato rossonero e non ci sono neanche tanti big. Questa è un po' la giustificazione data nel comunicato dalla curva. Poi Fonseca, alla domanda su Alvaro Morata, dice: non voglio fare nomi, sappiamo chiaramente qual è il giocatore che vogliamo, è troppo importante la posizione dell'attaccante, a breve avremo questo giocatore. Quindi c'è convinzione da parte del Milan di prendere Morata. La speranza è che Milan riesca a farlo, perché se Morata, mettiamo per un qualsiasi motivo, dice di no alla proposta rossonera, io poi voglio vedere il Milan su quale altro giocatore va a puntare. Quindi il primo obiettivo del Milan è Morata, lo diciamo senza timore di smentita. Purtroppo però bisogna segnalare l'addio alla trattativa Zirkzee, ci contavamo molto, ci contavamo tanto, era un giocatore secondo me da prendere per questo Milan, per il presente, per il futuro, 23 anni, di grande qualità tecnica. Zirkzee non è più un obiettivo del Milan, lo ha ufficializzato Ibrahimovic, andrà al Manchester United per 40 milioni, cioè il costo della clausola più le commissioni, perché secondo il Manchester United le commissioni alte di 15 milioni di euro comunque sono congrue ed eque al valore del giocatore. Questo è quello che fa passare, quello che trasmette il Manchester United soprattutto alla stampa britannica sul concetto delle commissioni per Zirkzee. Peccato, perché tutto il popolo rossonero teneva alla presenza, alla possibilità di prendere Zirkzee, e non è così. Vi dico brevemente anche i convocati per il raduno che si terrà tra poco al centro sportivo di Milanello, dove almeno inizialmente vivrà Fonseca: Nava, Sportiello e Torriani, portieri, i difensori Calabria, Florenzi, Gabbia, Jimenez, che appunto è stato riscattato dal Real Madrid, Kalulu, Simic, Terracciano, Malik Chao e Tomori. A centrocampo Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega e Salemeker. In attacco Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero e Chaka Traoré. Da segnalare la presenza di Maldini, che è ancora nella lista di coloro che devono partire, che devono uscire, molto vicino al Monza, ma oggi comincia il raduno con il Milan. Vedremo anche la reazione del pubblico rossonero a Milanello, ci saranno sì i tifosi ma non il tifo organizzato. A proposito, questa mattina qui a casa Milan è arrivato un tifoso, era solo lui, bisogna dirlo, non c'era un gruppo di tifosi ma un singolo tifoso, che ha esposto un cartellone, uno striscione, uno slogan contro la proprietà, contro Gerry Cardinale. Vi faccio vedere e vi lascio con questo video, poi ci vediamo dopo l'allenamento, il primo allenamento a Milanello, perché da oggi comincia ufficialmente la nuova stagione rossonera. Un abbraccio. Ovviamente voi vedete scritto in latino, però il signor Cardinale dovrebbe sapere il latino, perché il suo nome viene dal latino. Non so.